sia. Al solito non ho tempo da perdere con che a fabbrica dei pajassi che c'è il Parlamento italiano. Pare una roba di magia. Arriva uno dei nostri, appena eletto, fresco, come che arriva a Roma, no? Beh, solito che ha voglia di far bene. Meno tasse, più autonomia, entra in Parlamento, tempo 3 giorni, PAM! Un pajasso imbottito di cocaina con i schemi. Rovinato per sempre, tocca farne uno nuovo. Queste ultime 2 settimane mi hanno dato grandi soddisfazioni. Asa stare che a Brambilla si è ricomparsa col Porseo al guinzaglio. Che te ho detto che non si fa camminare il maiale! Perde il grasso a carne, diventa stopposa! Come magnito, eh? A parte quello, ma per il resto, una meraviglia. Dichiarazione di matrimonio a Del Rio che cita Shakespeare e a Meloni che risponde a Romeo e Giulietta, proprio la rissa tra le due famiglie. Sei passato dal circo al grande teatro, zio Beckett. Ecco, sulla rissa sono un po' deluso. Abbastanza deluso. Passa, per carità, per quelli di sinistra che non si boni, gli va da maestra subito. Passa anche per i terroni che l'unica roba che si boni a fare è parlare, per i mi. No. I mi de mi. No. Parti bene, dalla lunga distanza, bello, la provocazione, gli insulti a distanza come i guerrieri celti, beo, bravo. Giusto? Zitto, stai zitto, coglione, perché è così che funziona, no? Ti fai diventare matti quelli di sinistra, sti che dici zitto, noi siamo buoni le tasare. Zitto, stai zitto, giusto? Dopo gli insulti la famiglia, giusto anche quello, gli antenati, giusto? Se tutto giusto. Un bel Terroni, che coi Terroni non ti sbagli mai, sei un classico che non passa mai di moda, va sempre tutto giusto, tutto bene, ma dopo. Passato dalla lunga distanza alla corta distanza, sei un disastro! Un disastro! Te ciappa pal cuore come un poastro, schiaffetti come le bambine all'asilo, ma siamo matti! Vi insegno me, ok? Allora, sulla corta distanza, continui a provocare. Continui a provocare. Te vuoi toccare? Eh? Ti ho toccato? Non ti ho toccato. L'aria è di tutti, l'aria è di tutti. Paga la mossa! E se non vuoi cominciare la rissa, ti fai tenere. Assicurati che c'è uno che ti tiene. Tenime che ho compo! Ma se la vuoi fare. Se la vuoi fare, la rissa non sta a dire ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori che sei telecamere, ti fai una figura da pomi. No, la fai, colpisci. Colpisci. E colpisci per primo. Che chi colpisce per primo colpisce 2 volte, zio Bruce Lee, subito, secco. Puoi scegliere, gli dai una bella zampata d'orso bellunese, il primo colpo dell'umanità, un diretto vicentino, una testata alla veneziana, se sei una carogna gli dai una ginocchiata nella bassa veronese, oppure una gomitata rovigota, il mio preferito è il pugno a Matteo, come Bud Spencer, vistoso ma efficace. E quando l'avversario è a terra. Se non puoi infierire perché ti guardano tutti, gli dici non sta osare alzarte mezza sega. Così si fa, dilettanti. Dovrei farmi eleggere per venire io in Parlamento a insegnarvi. E allora sì, che arriva Shakespeare. Poiana, la peste. La peste sulle vostre 2 famiglie.